Cucù mes amis, bentrovate e bentrovati. Video spesa MD Eurospin e Lidl e inizio da MD dove sono andata a recuperare i budini proteici in offerta a 89 centesimi cada uno. Due alla vaniglia e uno al cioccolato. Sempre in offerta c'era la bresaola della Valtellina IGP, anche se la carne è sia UE che non UE, cioè appartenente alla comunità europea, sia non appartenente alla comunità europea. L'ho vista dopo perché sono stata attratta dalla promo, anche se in realtà con lo scontrino qui di fronte vedo che costava 2,23 a confezione ed è comunque tanto perché sono 80 grammi di prodotto. Sempre in offerta a 3,09 euro sono 4 le coppe del nonno e le ho trovate sempre da MD, sono rincarati anche i gelati. Ve li faccio vedere aperti perché li ho messi in congelatore. Lettere dall'Italia, 3 maxi stecco al pistacchio con latte fresco italiano, questi non erano in offerta, li ho pagati 2,89. Folì, folì. Ho trovato solo questi due doccia schiuma bronze al latte di cocco e ice. Profumo di latte, proprio un latte vanigliato al cocco. Questo invece è molto più fresco, non tanto ghiacciato, dovrei sentire la reazione sulla pelle. 1,29 euro l'uno. Ho visto solo queste due varianti, sono prodotti da Eutalia. Made in Italy, in quel di Roma, sapete che è meravigliosa l'azienda Eutalia, tante referenze le abbiamo acquistate anche da Eurospin e quindi ve le segnalo per l'estate. Sono 250 ml di prodotto. Arriviamo da Eurospin dove vi dico subito che è riapparso il Sial, sapone ecologico per bucato in gel concentrato. Ieri era bello denso, si vede che il freddo l'aveva fatto un attimo condensare. Oggi qui c'è un caldo, ci sono 29 gradi, ho il vestito di jeans, vabbè. E, sapone meraviglioso che ormai conosciamo, quando lo trovo da Eurospin lo prendo. Vi segnalo anche i patch anticellulite, mai visti, la prima volta che li vedo da Eurospin, 9,99 euro. Ero tentata, ma il fatto che costassero così tanto per utilizzarli una volta e basta non credo dia effetti immediati, dovrebbe essere una cosa più continuativa e quindi ho sorvolato. Da Eurospin vado a prendere ormai quelle che sono diventate le mie certezze mattutine, la Simil Coppa Bianca 1,49 e la mousse altrettanto buona. Apprezzo lei più di quella di Lidl e quella di MD, preferisco lei. È valida anche quella di MD come quella di Eurospin, ma quella di Lidl bocciatissima. Ho sentito anche la Müller, ma non mi entusiasma. Buono anche questo budino al gusto caramello. Mi piace, ma non tanto quanto la Simil Coppa Bianca. In offerta c'erano poi questi peperoncini farciti al tonno, buoni anche per preparare un aperitivo adesso che ci sono delle giornate caldissime che si può iniziare a cenare e pranzare fuori. Oggi qua 29 gradi. Sempre un abbraccio agli abitanti dell'Emilia Romagna che stanno sempre lottando anche a distanza di giorni. E ho visto tantissimi giovani che sono arrivati da tante parti d'Italia per aiutare questa meravigliosa regione che comunque regala sempre gioia non solo durante l'estate a tutti noi e quindi mi fa piacere, insomma, so che anche la Marina proprio con dei reparti qui della zona è intervenuta, tutte le forze dell'ordine, insomma, forza. Filone integrale con semi e noci, ricco di fibre, la farina è 100% integrale. Panini per i miei ragazzi, la scuola sta terminando, però piuttosto che focaccine e merendine, io farcisco, faccio panini. E erano in promo anche queste ciambelle,
che sono buone, ricordano le Mister Day, ma bisogna stare attenti perché ti tolgono quel momento di aria, hanno quel momento di soffoco. Se avete bambini piccoli, nipotini, state attenti perché anche i miei figli si sono accorti di questa cosa. È molto spugnosa la ciambella e se si mangia in velocità o con foga, rischia che faccia veramente tappo e ovviamente non si soffoca. Attenzione, non è vero. La responsabile dell'ufficio INPS qui di Sarzana è morta qualche anno fa. Io lavoravo già, la conoscevo, quindi è stato uno shock. Tutte le persone che comunque si interfacciavano allo sportello con lei facendo colazione, era andata in bagno proprio perché mangiando un croissant gli era rimasto di traverso, ma probabilmente in un punto in cui non poteva né salire né scendere, anche provocando la tosse. Non so se ha tentato anche di indurre il vomito, perché comunque l'hanno trovata in bagno, ma purtroppo è mancata, non è riuscita neanche a chiedere aiuto. Quindi attenzione per chi ha bambini piccoli. I pomodori che prendo sempre da Eurospin, un mix di verdi, pomodori verdi fritti e rossi, che comunque maturano anche a casa. La ricetta che aveva condiviso Antonella Fare di sfare la farinata con gli agretti ha dato il là, è diventato un piatto sempre presente nel menù settimanale. Scorsa settimana l'ho fatta con i cipollotti di Tropea tagliati fini fini e i fiori di zucca, buonissima, e quindi ormai la ricompro perché una o due volte a settimana, essendo comunque un piatto veloce che sazia anche i ragazzi, la faccio volentieri. La farina di ceci, che è senza glutine, e ho preso questo mix nuovamente di tonno alla messicana. Devo dire che tra i due c'era anche la versione mediterranea, mi è piaciuta più questa messicana, che è anche un po' piccantina, mi sembrava anche un po' più saporita da aggiungere al bulgur e al couscous, al riso freddo, ai legumi, farro, quello che volete. Anche ieri sono ritornata a casa in pausa pranzo e poi sono dovuta ripartire per l'ufficio. Ho fatto un couscous veloce, ho aggiunto questo, ho aggiunto poi dei pomodorini, delle olive nere e abbiamo pranzato così in modo veloce e soddisfacente, anche gustoso. Mi sono imbattuta tempo fa in un video di Ombretta. Ombretta, per me è una ragazza, non la vedo signora perché forse siamo coetanee, anche lei ha un canale, è conosciuta e adesso non so se è una professoressa d'arte, però ha anche un canale dedicato all'arte, al disegno e io la conobbi proprio tempo fa quando creavo bijou col Fimo, eccetera, eccetera. Avevo scoperto il suo canale. Poi nel tempo ha aperto un canale parallelo dove recensisce prodotti finiti, e parlava meravigliosamente bene di questo balsamo cocco e vaniglia di Eurospin. Mi sono sempre ripromessa di provarlo in fase estiva e quindi ho approfittato perché ho visto anche, e forse non lo trovo sempre, questo shampoo capelli lisci, olio di cocco ed estratto di cacao. Ora voglio sentire la profumazione. Ragazze, le profumazioni sono veramente accattivanti e quindi ho per poco prezzo preso questi due prodotti e ci riaggiorneremo. Ed arriviamo da Lidl, dove io sono andata sia lunedì e giovedì, e purtroppo ho visto poco, cioè ho visto un bel set di pennelli molto belli, mi sembra anche con il manico in bambù, però ho sorvolato, ne ho tanti e se li devo prendere mi piace anche che siano particolari, insomma non è che mi abbiano poi colpito tanto da acquistarli. Un bellissimo organizer, però costava troppo, 12,99 per il Lidl, anche no. E sono ritornati i panni struccanti, ma ne ho preso uno
tempo fa da MD, quelle versioni lì le avevo già prese volta scorsa, sono molto validi. Quello che ho preso da MD ultimamente è lui, e questo era quello che trovate attualmente da Lidl, in questo grigio, e dovrebbe esserci anche un set con la fascia per i capelli. Nulla da dire perché comunque tolgono, rimuovono oli, burri per la doppia detersione, ma la meraviglia di questo, che fu un'edizione limitata di Lidl, di questo guanto, che ve lo dico a fare, rifinito anche con questa specie di fettuccina in raso, simil raso, insomma, comunque questi sono un po' più grezzi, un po' più grossolani, fanno il loro, ma la meraviglia di questo, niente da dire. In offerta il doppio concentrato di pomodoro Mutti, che questo c'è sempre a casa mia, lo aggiungo a tutto: peperonate, sughi, ragù. Quando voglio dare un po' di sapore, voglio colorare anche un pesce con due olive nere, ci butto il doppio concentrato di pomodoro. Vasetto in vetro delle olive, queste vanno via come il pane per gli aperitivi. Costano anche, ve lo lascio in sovraimpressione perché devo recuperare lo scontrino, però grandi famiglie, grandi feste. Questo è proprio da avere. Nel video dedicato alla spesa vegana mi avete suggerito la bevanda bio cocco e riso, quindi vi ho ascoltate, l'ho presa. Non vi faccio vedere la solita spremuta che ho ripreso, e una rettifica nel video della spesa vegana: vi ho fatto vedere le cotolette prese da Eurospin, con scritto amo essere veg. Allora ringrazio Elena Tremenda 75 che mi ha detto che erano vegetariane e non vegane. Hai perfettamente ragione Elena, perché sono andata a controllare ignorantemente, nella fretta ho visto veg, ho detto ok, vegano, no, attenzione. Però è una pubblicità ingannevole, perché chi come me alle prime armi poi ci sta, ignoranza legis non excusat, dura lex, sed lex, non ci sono giustificazioni per chi non conosce la legge, e la legge è così dura, rigida, ma è legge, nel senso che le indicazioni in etichetta erano corrette. Io nella velocità, ignorantemente, non essendo vegana, non sono stata attenta, però il mio episodio cosa decretato? Il fatto che si possa cadere in errore facilmente, quindi si dovrebbe adire il garante per far notare questa cosa all'azienda. Potrebbe essere una pubblicità ingannevole. Quindi quelle cotolette di soia sono vegetariane e non vegane. Invece polpette della linea, queste sono buonissime, polpette con olive e feta DOP, da gustare calde, fredde, calde secondo me sono buone, queste sono veramente valide. Da Lidl ho preso poi gli champignon, io li faccio andare in padella, rilasciano quell'acquetta, come un po' tutte le verdure quando li salate rilasciano l'umidità. E quindi a volte ci salto anche degli straccetti di petti di pollo, di filetti di pollo, aggiungete quello che volete, anche il couscous per fare un piatto unico. Ne manca uno perché qualcuno è passato a degustare il dessert, che secondo me è il top di questa linea greca, e ovviamente non può mancare la feta DOP, che in estate, nelle insalate fredde, vi avevo fatto una ricetta, se la ritrovo ve la lascio, con il mix di pomodorini, datterini, gialli, rossi, la feta, foglie di basilico, un po' di origano, veramente quelle ricette fresche, veloci, gustose da fare anche in compagnia. Vi ho detto che è periodo di cocco, e da Lidl erano in offerta questo, che è un must in estate, della Splendor shampoo addolcente al cocco e balsamo addolcente al cocco, e anche questo pack un po' vintage, e è da anni che non lo uso.
per 99 centesimi, ma neanche a lasciarlo lì d'estate, sicuramente con il caldo, i lavaggi frequenti, giornalieri, quotidiani, più volte al giorno, e sicuramente lo utilizzeremo. Un tripudio di cocco. Sono stati riproposti, mi ricordo che lo scorso anno ho preso solo cocco e limone, quest'anno ho preso anche il mango, vedremo com'è. 1,19 € i saponi mani di Lidl, ma neanche a lasciarli lì, insomma, ridiamo una chance a Lidl. Se ci fa uscire la Tropical Summer, ma qui mi sembra che non ci sia intenzione alcuna di darci la Tropical Summer. Anche la linea green dedicata alle creme solari uscita lo scorso anno, ve la lascio qui, non c'è ancora da me e io sto aspettando quella per fare razzia perché era veramente ottima. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana e noi sicuramente ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Bacini, bacioni, baciotti a tutti.